vi invito tutti l'11 a venire a Parma contro l'articolo 35, cioè per non fare in modo che dal resto d'Italia si sobbiergano. Grazie Natale, io tanto ti ringrazio anche per, appunto, hai accennato la questione della legge, qualche anno fa sei arrivato e hai proposto a noi due per due soggetti di intraprendere questa strada, noi ci siamo stati, ma ovviamente il percorso partito è, c'è stato qualcuno che è venuto con un'idea precisa e di questo io ti ringrazio. Io adesso passerei la parola a Rossana Colini, siamo abbastanza in tempo, mi sembra, non ha bisogno di presentazione, arriva insomma con un prestigio ormai internazionale, europeo, e un po' di spunti che sono stati lanciati da Enzo, no, sul tema del ecodesign, economia circolare. Sicuramente ti chiedo di parlare anche di prevenzione dei rifiuti, visto che oggi finora abbiamo parlato molto anche di raccolta domiciliare, però mi dicevi che viene un'esperienza on the road, quindi hai tanto da dire, per cui a ruota libera, insomma, quello che si sente. Grazie a voi. Siccome posso dire, dammi il tempo nel senso di dirmi quando è l'ora di dirmi. Buonasera. Io evito di fare l'intervento che entra nei dettagli, perché ci sono esperienze in carne ed ossa che ormai su scala industriale sono ben oltre il percorso del pionierismo. Paolo Tutto credo che si è dimostrato che si può pretendere di raggiungere risultati eccellenti, straordinari, inusitati, anche ai più ottimisti con l'esperienza della provincia di Treviso. Quindi credo che in realtà bisogna cercare un po' di declinare il percorso di tutti zero dal punto di vista della cultura, del cambiamento culturale, dell'antropologia, dei comportamenti di e quindi portare delle storie di buone pratiche, di racconta lieto fine, di far emergere quella migliore Italia che non va mai a porta a porta, che non viene mai diciamo, messa in luce, ma che esiste, che è l'eccellenza del nostro paese. Io vado sempre, sono sulla strada, vengo da Firenze, dove stamattina dalle 8 c'è stato un presidio di fronte alla sede dove c'era la conferenza dei servizi, dove doveva decidere l'ultimo via libera all'inceneritore, per cui il promoter era dell'azienda mista pubblico-privato che si chiamerà Termo, e quindi sono, a parte il fatto che sono un po' cotto anche vista la temperatura, però sono immerso in questo incontro di tante vertenze che forse mi mettono anche in una condizione privilegiata, diciamo così, all'osservatore medio. Conosco un sacco di storie, conosco un sacco di situazioni che tra l'altro sono correlate più di quanto apparentemente possa sembrare. Domattina io sarò a Viterbo, dove avremo un importante incontro con i parlamentari del PD, con i parlamentari del 5 Stelle, sulla proposta di legge nazionale rifiuti zero. E quindi ogni giorno si conferma che c'è un'attenzione spasmodica alle nuove frontiere di rifiuti zero, al progetto di 10 passi verso rifiuti zero. L'altro livello che volevo sottoporre attraverso la storia che rappresento, che racconto solo qua, se vuoi il libro non ve lo prendete, lo hanno in esposizione e anche in vendita, è un po' la storia del comune di Capanne. Nessuno si sarebbe occupato di Capanduri se nel 96 fosse stato realizzato l'inceneritore. Nessuno, perché quando una località ha una discarica e un inceneritore, voi avete poi anche il circuito, insomma, avete per fortuna anche altre attrazioni che non siano solo la discarica, però si va ad abitare in una zona grigia. Capanduri è diventato Mecca anche al di là questo passo qui tiendo e fai un video quel passo che ha detto che avete un discarico ma se vuoi filmare la fortuna perché se no non si fermerebbe, però il 7 e 8 viene la televisione francese, il secondo canale della televisione pubblica.
succede? Voglio dire, è la gente orgogliosa. Orgogliosa di cos'è che promuove l'orgoglio di comunità? È la discarica, è l'inceneritore, o sono le mille buone pratiche diffuse? Sono le comunità che fanno la differenza e la differenziata. Questo è il soggetto di un film che ci porta fuori dal cerchio incantato di un usa e getta che, come ci ha detto il Papa, è immorale e non ha assolutamente nessun numero di portarci verso la sostenibilità ambientale. Quindi, sentirsi parte del meglio e del nuovo, ovviamente un nuovo che non è rischio o a rischio, ma un nuovo che è ben lungi, ben lontano, diciamo, dal pionierismo dei primi tempi. Quindi io quello che voglio condividere della mia esperienza con le altre comunità, con la vostra comunità, ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, e ce la dobbiamo fare anche perché se una comunità subisce una cattiva pratica, un inceneritore, una discarica, un raddoppio di discarica, non rafforza le altre comunità che stanno facendo la stessa battaglia, ma le indebolisce. Ma se io vinco a Catania, faccio vincere anche a Nicola e l'inverno. Alla progettualità locale. Diamo il meglio alle comunità locali, perché se lo meritano. Le comunità locali devono andare in serie A, non essere in serie C, in serie D o in serie Z. Qui vi vogliono mandare in serie Z. Era, diciamo, nel fuoco del suo potere, siamo proprio nella punta di questa distorsione di cui vorrò parlare. Però voglio accogliere anche, diciamo così, la sollecitazione sia di Enzo Favorino, sia Paolo, sia il moderatore, per darvi vari dettagli su quello che io in questo momento, io sono un po' attivista ed esperto, il mio cuore batte soprattutto da attivista, ma sono anche, diciamo così, forse presuntuosamente dotato di espertise. Io sono il coordinatore del centro ricerca di Zero del Comune di Campania, che ha dato, l'abbiamo sentito dopo, per primo in Europa l'avvio a un centro di ricerca che in base al passo numero 8 ha il compito di studiare che cosa rimane sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti dopo una raccolta differenziata dell'80%. Rimane un 20%. Noi studiamo, andiamo ad aprire il sacco grigio per vedere che cosa lo sta ancora riempiendo nonostante le buone pratiche si siano spinte molto in avanti. Quel passaggio è topico perché il messaggio è semplice: l'80% lo risolviamo noi, le 10 dita delle due mani. Questa è la macchina che ha bisogno di formazione, ma non ha bisogno di un'impiantistica particolarmente complessa e costosa. Sono queste 10 dita che, se mischiano l'organico con il resto, solo allora producono rifiuti, ma se queste 10 dita tengono separato l'organico dal resto, non ci sono rifiuti, ma ci sono preziosi materiali di scarto sempre più remunerati sul libero mercato, che sono alla base di una potenzialità occupazionale straordinaria. Altro che ci batte, abbiamo bisogno di un piano nazionale del riciclo, abbiamo bisogno di piattaforme che smontino i rifiuti elettrici e elettronici, abbiamo bisogno di piattaforme che passino dalla raccolta differenziata congiunte, tutto mischiato, a raccolte differenziate selettive. In questo passaggio ci stanno decine di migliaia, centinaia di migliaia su scala nazionale di posti di lavoro. Rifiuti Zero non parla di rifiuti, parla di democrazia, parla di comunità, parla di posti di lavoro, di opportunità sociali che in tempo di crisi dovrebbero essere esaltate da decisori politici che guardano e sanno guardare oltre la sede. Il problema che noi appunto indaghiamo è quello di vedere che cosa rimane. Noi abbiamo visto solo tre famiglie: i cattivi conferimenti, la
buccia di banana che è finita nel sacco grigio anziché nel bidoncino marrone, allora la diagnosi è: c'è poca informazione, la terapia è, bisogna promuovere ulteriore informazione perché la massaia o l'utenza speciale, il ristoratore, la pizzeria, il ristorante, sappia e sia rinforzato a scegliere il contenitore giusto. La seconda famiglia per riparare e usare tantissimi vestiti, scarpe semi nuove, femminili e maschili, soprattutto femminili, un po' spesso tutti i giorni ci tengono alla linea, all'eleganza della battuta, ci sono tantissimi, tantissimi vestiti, tantissimi. Poi ci sono gli utensili, abbiamo trovato trapani funzionali, abbiamo trovato kit per gli attrezzi. La seconda famiglia deve imparare a riusare. La terapia, aprire centri della riparazione e riuso. E poi la terza famiglia, i prodotti che non hanno alternativa al riciclo e al compostabile, allo smaltimento, scusate, che non sono riciclabili o compostabili. E su questo abbiamo aperto il caso studio, ovviamente, Pannoloni, Marolini. Noi abbiamo aperto un caso studio che è diventato famoso, che è quello delle capsule del caffè. Abbiamo scritto una lettera alla Lavazza, Lavazza il giorno dopo ha risposto. Quindi è una storia del padre, che noi piccolini che volete, no, non è vero. Se noi ci prendiamo per mano, se le comunità sono propositive, positive, non c'è niente che ci ferma. Lo dimostra non solo questo fatto, ma ne accennerò ad un altro, perlomeno altrettanto valoroso. Bene, con la Lavazza abbiamo cominciato a lavorare con AIFA, che è il settore di Confindustria che si occupa del prodotto alimentare. Ve la faccio breve: a febbraio mi telefono alla Lavazza e mi invita alla cascina Cuccarina di Milano per lanciare la capsula insieme a Novamont in bioplastica, tanto nel bidoncino marrone. Mi colpisce in negativo un'affermazione che dice: la commercializzeremo nel 2016. La commercializzeremo nel 2016. Ma non sarà mica il solito greenwashing, no? Perché c'è l'Expo, allora bisogna fare un po' i figli. Però io dopo 15 giorni vedo che Perniano ha già commercializzato le capsule biodegradabili. Una signora è venuta al mio centro di ricerca a nome di un'azienda che produce clone Nespresso e Lavazza in cellulosa derivata dal bambù e dalla canna da zucchero, il famoso materiale, famoso perché si occupa di questo, il famoso pappo, che è in grado di tenere le alte temperature con cui si trattano questi prodotti, che questo prodotto è edibile, nel senso che si può mangiare, perché la carta, invece di essere, diciamo, tenuta insieme da colle siliconate plastificate, è tenuta insieme da una resina naturale, quindi formalmente, non perché sia buona, si può mangiare, è materiale cellulosico edibile. Questo è un esempio pratico di come quello che oggi non è riciclabile e compostabile è un errore di progettazione. Per cortesia, noi abbiamo risolto l'80%, quel 15% che rimane lo mettiamo nelle mani del produttore. In questo passaggio il progetto Rifiuti Zero coinvolge la fondamentale responsabilità estesa del produttore. Ce la possiamo fare, ce la stiamo facendo. Ma anche per dire, coloro che mi ascoltano sicuramente sentono che io sono casato, che sono in forma, nonostante sia un po' stancato con questo caldo, non so quanto resisterò, però sono, voglio condividere queste storie, perché ci dicono: ma voi non siete realistici, voi. Allora, noi dagli anni 80 nella piana di Lucca, dove c'è il distretto cartaceo più importante d'Europa, il tissue viene da lì, l'ondulato viene da lì, la Sofidel, quella della carta regina, il quinto gruppo industriale del settore più importante del mondo, è vicinissimo a Capannori. Ebbene, c'è